Nel girone B della Centurion League Serie Ultimate si affrontano Sboccea e Black Lions. Lo Sboccea non trova un risultato positivo dalla prima giornata di campionato. Difficile comunque andarsela a giocare questa sera con un Black Lions che, come gli compete, va a lottare come al solito per le posizioni di vertice. La partita è iniziata subito però con lo Sboccea riversato in attacco. Rimessa laterale adesso invece all'interno dell'area di rigore proprio dei ragazzi con il fratino questa sera. Il colpo d'esterno ed è un gol da incorniciare, quello del numero 23 del Black Lions. Palla che rimbalza leggermente sul manto erboso, la colpisce di fatto al volo il numero 23 con l'esterno collo, incastonandola sotto l'incrocio. Bravissimo Gabiti, caparbio a riconquistare il pallone, poi con il piatto si fa dire di no, ma sulla respinta arriva puntuale il tapin del numero 17, dovrebbe trattarsi di Bionci, così è, ed è dunque il 2-0 per i ragazzi leoni. Calcio di punizione, un gioiello anche questo, ad accorciare le distanze è andato lo specialista dei calci piazzati per lo Sboccea. Una conclusione d'interno che va a finire proprio sotto l'incrocio. Bella l'azione combinata. Accenna l'uscita al portiere, un'indecisione pagata a caro prezzo. L'attaccante, rimane lucido, freddissimo, incastona sul palo lontano. E parità dunque dopo i primi 25 minuti di gioco, 2-2 il risultato fino a questo momento tra Black Lions e Sboccea. Attaccano i leoni con un ottimo intervento, il portiere si tuffa e deve in angolo, pallone riconquistato, attenzione a Bionci, ha il tempo per guardare la porta, si sposta la palla e poi Mancino in buca d'angolo, è arrivata la marcatura che vale il nuovo vantaggio per i ragazzi in maglia nera, è il gol del 3-2. Ancora Black Lions in avanti, sempre con il gordo, calcia forte, palla che impatta sul palo e ritorna in campo, sfortunato il numero 24. Calcio d'angolo battuto e restituito al mittente, prova il sombrero il numero 3, non riesce a passare, riconquista però comunque il pallone, finisce a terra dal limite dell'area, secondo l'arbitro è all'interno, calcio di rigore dunque, lo batte lo stesso numero 3 che calcia con decisione, portiere spiazzato e +2 di vantaggio sullo Sboccea a questo punto acquisito.